Mari kita berikan dukungan di penumpang. Mattia, sei imbattibile. Imbattibile, non esageriamo, insomma. Io sto bene, ho una buona condizione, insomma, poi sono supportato da una squadra, come ho già ripetuto parecchie volte ormai in questi giorni, di ragazzi davvero bravi, oltre che, insomma, perché secondo me, oltre che avere condizione, anche loro hanno una volontà incredibile, perché non bastava la condizione per fare il lavoro che hanno fatto in questi tre giorni. Anche oggi sono stati davvero magnifici, hanno lavorato tutto il giorno anche oggi. Oggi dal chilometro zero fino a 6 km all'arrivo la Tipi Giovanni sta in testa alla corsa, insomma, in testa al gruppo. Abbiamo tirato credo per 180 km, questo vuol dire, insomma, oltre che una buona condizione ci vuole davvero volontà e forza, insomma, concentrazione, testa, perché sono davvero dei bravi ragazzi. Poi sicuramente li aiuta il fatto di sapere che se si arriva in guarcia non vuole possibilità di vincere. Quindi è bene così, dai. L'anno passato l'ha ganata bene anche a Ruslan, che che dopo il Gaffa fa niente. Ha vinto Genting, no, ha vinto il primo giorno, è andata via la fuga. Sì, e dopo ha vinto il giro. Vabbè, io. Perché si è fatto il messaggio a Ettore che mi sa. Non telefono perché l'albergo mi sorregge. Oh, io so bene quanto ti do. Perché ieri siamo arrivati sempre qui, arrivo a Malacama dalla chilometri. Mattia, scusami, allora. Non è organizzato. Ah, beh, certo. Allora, siamo con Mattia Gavazzi, il volto ormai lo conoscete perché sono tre giorni che lo vediamo vincere a braccia alzate qui in Malesia. E hai detto, ho fatto fatica oggi, per fortuna vorrei dire, per i tuoi avversari, perché altrimenti si devono veramente demoralizzare. Ma no, fatica, diciamo che insomma, io l'ho detto dal primo giorno e dal giorno prima della prima tappa. La mia condizione è buona, arrivo da una corsa tappa in Argentina, stavo bene, sto bene. Però sai, hai sempre la paura di, insomma, le volate si sanno, si vincono, ma è un attimo anche perderle. Fisicamente quando uno sta bene, insomma, ti viene tutto più facile. La mia squadra oggi ha fatto un lavoro stupendo, come ormai da tre giorni a questa parte, anche oggi la Di Qui Giovanni sta in testa dal chilometro zero fino a 6 km all'arrivo, quindi abbiamo tirato per 180 km. Insomma, io penso che meglio di così non poteva andare, siamo certo. Contentissimi. Oggi la vittoria, adesso lo vediamo, insomma, di riposare un attimino, perché sabato venerdì sera Genting e dobbiamo guardare anche la classifica con il mio compagno Sherpa, quindi insomma. Certo, ragionando più in termini più ampi, si notava anche rispetto all'anno scorso, che già è stata una buona annata per te comunque nel Giro di Toscana, si nota comunque una progressione, ovviamente a partire da tempi che sono stati abbastanza bui per te, quindi può essere che ti debba soprattutto convincere della tua forza per ottenere anche risultati ancora più prestigiosi. Guarda, io ti dirò, io da quando ho passato un po' tutti i miei problemi e mi è tornata un po' la serenità, insomma, le cose mi vengono molto più facili. Penso che sia, insomma, scontato, riesco a fare in modo più professionale il lavoro del corridore, quindi faccio meno fatica, insomma, quest'inverno. Io ho fatto un buon inverno, come peso stavo già bene prima di cominciare con la bici, quindi credo che, insomma, sono una serie di circostanze che ti rendono tutto più facile. L'ambiente, la squadra, io ho trovato quest'anno delle persone come Gianni Savio, Marco Bellini, che credono molto in me, lo stesso Lino Di Qui Giovanni, che mi ha fortemente voluto in squadra, e poi tutti i miei compagni che hanno una grande fiducia in me, insomma, questo ti rende più responsabile e sai, ti dà stimolo, insomma, certo. A me fanno andare bene. Abbiamo sentito due paroline che forse sono un po' tabù, però quel Milano e Sanremo messi insieme. Ah, guarda, io è il primo anno, diciamo, in una squadra che conta. Per me era importante, insomma, continuare la mia crescita, ecco, graduale. Non pensavamo neanche noi, sinceramente, neanche io stesso, di fare una partenza così. Ho lavorato bene, poi
tutto sta venendo facile. Ricordiamoci che insomma poi c'è da andare in Italia, la stagione è insomma è un'altra anche, direi ovviamente è appena cominciata, ma quasi non è ancora cominciata, perché sì, qua io sono corse che contano, ma io insomma vorrei fare tanto bene in Italia, a me mi aspetta il Giro di Sardegna, la Tirreno Adriatico, per adesso la Milano Sanremo nel mio programma c'è un punto di domanda, speriamo di guadagnarmi un posto di squadra. Certo, ti facciamo ancora complimenti, ti lasciamo ai tuoi doveri ovviamente di vincitore.